Qui ci sono 30 famiglie, no? Da mantenere. Ma con questa incertezza, no? Che non ci sono soldi da spendere. Quanto potrà resistere questa azienda se non ci saranno stabilità, certezze sul costo dell'energia? Ogni posto di lavoro salvaguardato, creato dall'impresa, è un problema sociale in meno. Attenzione all'impresa su tutti gli aspetti, quello imminente, quello urgente, è quello dell'energia elettrica. In provincia di Vicenza, dove il polo metalmeccanico e quello tessile sono realtà ormai consolidate, gli imprenditori chiedono certezze. È qui che la Lega negli anni ha costruito le proprie roccaforti e oggi è più che doppiata nei voti da Fratelli d'Italia. Se la gente non ha il piatto di minestra davanti al naso, se io sono con una pensione minima e non riesco ad arrivare a fine mese, se ho l'azienda e ho paura di chiudere e lasciare a casa i dipendenti, ragazzi, c'è un'angoscia di fondo. Noi abbiamo bisogno di fatti e non di parole. Queste elezioni qui nel Basso Vicentino, qui a Noventa soprattutto, abbiamo avuto tantissimi voti, vorrei dire quasi il 90%, che si sono trasportati anche nel centrodestra. La Meloni molto probabilmente, io credo che guardi in faccia al cittadino e quando lo guarda in faccia gli parli e gli dici: io vorrei darti questo, se me lo permettete, e quindi diamole fiducia, lasciamola lavorare. L'impianto di digestione anaerobica, utilizzando gli scarti dei bovini, noi riusciamo a produrre energia elettrica. Non si è pentito di aver fatto questo investimento? No, non siamo impentiti, però vorremmo continuare a produrre l'energia, non fermarci adesso. Quali sono i problemi che in un'azienda grande, la vediamo come questa, lei riscontra tutti i giorni? Noi abbiamo adesso avuto un incremento di costi altissimo. Il prezzo della carne è salito e noi vogliamo che sia tutelata la produzione interna. Dobbiamo portare le nostre idee in Europa, nell'Unione Europea, perché poi là viene decisa una politica che poi ricade sulle nostre aziende. L'Unione Europea è l'altra faccia della distanza tra la Lega Salviniana e gli imprenditori. Bruxelles non è l'avversario, ma il luogo dove giocare la partita. È inutile che noi andiamo a chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. L'interesse del governo centrale italiano per l'Europa è stato bassissimo e purtroppo in agricoltura molto viene deciso in Europa. È stato premiato l'unico partito che non ha mai stato al governo, l'unico partito che è sempre stato coerente in determinate posizioni. Noi come partito ne abbiamo sbagliato qualcuno. A Sossano, un altro comune del Vicentino, la Lega amministra questo territorio dal 95 e anche qui Fratelli d'Italia ha più che doppiato i suoi voti. La linea di divisione la dobbiamo cercare un po' più indietro nel tempo, quando è stata scelta questa politica di farlo diventare un partito non più locale, regionale, ma partito nazionale. C'è questa tematica della Lega Veneta, quindi noi abbiamo tutti quanti gli amministratori e gli militanti della prima ora che non hanno propriamente condiviso e accettato queste scelte. Noi stiamo aspettando da ormai da 1800 giorni l'autonomia, quindi dal 22 ottobre del 2017 siamo al 5 di ottobre del 2022 e voglio dire, i conti sono fatti.